continue our celebration. This morning we had a very beautiful moment together, and when we decided to continue our feast with this moment for welcome each of you, dear sisters, we thought that it's really meaningful. No? You started your canonical here from out. Allora continuiamo la nostra festa, continuiamo a celebrare la gioia del nostro stare insieme, e lo facciamo con questo rito di accoglienza di queste nostre nuove sorelle. Ed è bello, quando abbiamo pensato di farlo qui, è bello farlo proprio a questa madre, ripartire da questa madre, con un'esperienza forte di congregazione. Guardate quante sorelle ci sono. Look, our sister are here. It's a sign, no? That our congregation is bigger than our smaller reality. It's great, I think, to think that everywhere there are doors ready to give themselves for the reign of God. Se ci guardiamo intorno, facciamo un'esperienza bella di congregazione oggi. E vediamo che sono tante, no? E pronte a dare la vita laddove lo Spirito ci manda. Allora vediamo questa celebrazione in gratitudine, perché Dio ci sta benedicendo ancora. Dio ci guarda, ed è bello sentirsi guardati da Dio, perché è bello sentirsi amati da Dio. Dio guarda la nostra congregazione e ci benedice. So, we are grateful and we thank God because He's looking at our congregation. And it's wonderful because we feel that God is looking at each of us with love, and He sent us for the good of the dear neighbor. So we start our celebration, iniziamo la nostra celebrazione, abbiamo la pazienza di ascoltare un po' nelle lingue. Non c'è un perfetto italiano e non c'è neppure un perfetto inglese. L'interculturalità ci chiama per questo. Suonano le varie assiste italiane, tu presenti dei programmi e delle attività delle più dei anziani. Invito Mariano a presentare un po' il programma che è stato fatto fino adesso.
and collaborated with him to continue his mission as our founders St. Maria di Maria Stella. Siamo felici di presentarvi nove donne belle, meravigliose, postulanti, che chiedono di entrare al noviziato e che chiedono ancora di più di condividere la vita e il carisma della nostra congregazione, di seguire Gesù, nostro Redentore, e di collaborare con Lui per continuare la sua missione, così come ha fatto Santa Maria di Matias, nostra fondatrice. Vita ormai possiede fraternità Tanzania, two fraternità and one fraternità India. Abbiamo 5 postulanti dalla regione della Tanzania, 2 dalla regione di Zagreb, 1 dalla fondazione della Guinea-Bissau e 1 dalla regione India. Now I invite the Muslims from the region of Tanzania to get up and simply say your name. Durante questi
using, of course, some special ingredients. It was just very touching, the sharing of everyone's story. È stato molto arricchente, gioioso, il giorno in cui hanno condiviso della loro vocazione, riflettuto come Dio chiama in modo diverso nelle diverse realtà, usando i suoi mediatori. Ha toccato molto la condivisione delle loro storie. It was the time to find for the victim of vocation and the immediate response of the one who was called, as such as the courage and the trust in God to face all the challenges in order to respond to his call. È stato un tempo per ringraziare il Signore per il Dio della dono della vocazione e della risposta immediata alla sua chiamata, come anche il coraggio e la fiducia in Dio per affrontare le sfide rispondendo alla sua chiamata. The sharing on our languages, expressing it through presentations, songs, dance, was another beautiful moment, and we all enjoyed this day very much. It was also a time to find spiritual assistance for their growth with spiritual directives and other helps. Anche la condivisione delle loro culture espresse in modo diverso attraverso canti, danze, è stato un altro momento bello e gioioso, un giorno da non dimenticare. È stato anche un tempo importante quello di trovare la guida spirituale per la loro crescita nella direzione spirituale. As preparation to begin their audition, we had a very pilgrimage to Corsa and Acuto, and the week of retreat in Acuto, guided by Sister Angela de Spirito, which was very enriching to walk where Maria de Matias spoke, prayed, preached, and spent over many years writing thousands of letters to transmit her spirit and the charism, became resources of prayer, reflection, and sharing. La preparazione ha iniziato. Hanno avuto una giornata di pellegrinaggio alla Valle Corsa e in Acuto una settimana di ritiro spirituale che è stato molto profondo, camminando insieme a Maria De Mattias, pregando, ascoltando le sue l'aiuto dato, leggendo le lettere che Santa Maria De Mattia ha scritto, nelle quali ha trasmesso lo spirito di carisma e che sono per noi fonte di preghiera, riflessione e condivisione. Now they feel ready, motivated and happy to continue their formation by beginning the novitiate. Prayers are the sessions of the congregation, the constant help, visits and support by Sister Nadia Papa and the members of the general administration were time of encouragement, great support for the community and the novices. Adesso esse sono pronte, motivate e contente di continuare la formazione e cominciare il noviziato. La preghiera delle suore della congregazione, l'accompagnamento, le visite, il supporto, l'incoraggiamento di sua madre e membri dell'amministrazione generale sono stati di grande aiuto per la comunità del noviziato e per le notizie. We are grateful for each expression of care and accompaniment. In communion of prayer and support for our women in formation and their grateful response to this call, we will continue to journey with them. May the Virgin Mary and Saint Maria de Matias intercede for them and accompany their journey in this operation. Siamo grati.
stripes, who has redeemed us with the blood of the new covenant. Fill you with his riches, so that your life of discipleship may be abundantly fruitful. May your presence in community bring joy and hope, as together with all your sisters you bring glory to God. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temere, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. As the response to this reading, let us now pray with the Psalm 115.
and according to the ritual, is now my turn, no, to share with you something that could help you, but first of all, help each of us. Thank you for the passage that you chose for this celebration, because it's really beautiful and significant. The call of Jeremiah, a young man who letting himself be guided by God's love, and he will be a prophet for Israel. Grazie per aver scelto questo passaggio della scrittura che è molto bello. È la chiamata di Geremia, questo uomo che si lascia guidare da Dio, si lascia accompagnare dall'amore di Dio, diventando profeta per Israele. The passage presents very well the dynamic of the encounter with God, but also the mystery of vision. Vocation is a call. Vocation is a personal commitment. It's a gift. Il passaggio che la Bibbia scrittura che abbiamo scelto ci presenta molto bene la dinamica dell'incontro con Dio, ma anche il mistero della vocazione. Ecco, la vocazione è un dono, è un impegno, è un regalo che Dio ci fa. Jeremiah presented himself as a man beyond experience, young, not ready to become prophet, but also not ready to welcome the grace of God in him. Jeremiah si presenta come un uomo giovane, senza esperienza, impaurito e non capace di accogliere il dono della grazia che Dio gli fa. Vive un conflitto in sé, tra il dono ricevuto e la propria fragilità. Jeremiah lives a conflict between the energy of the occasion, but in the other hand, his vulnerability. And it's very nice. God uses our vulnerability. God is not calling a perfect woman, man. God is calling. Is calling human beings that are open to him. Geremia vive un conflitto tra la chiamata di Dio e la sua passione, ma anche la consapevolezza della sua fragilità. Ed è bello pensare che Dio sceglie uomini e donne perfetti. Dio sceglie uomini e donne aperti a lui, uomini e donne che fanno spazio. Women and men who are able to create space to him. There are some insight for your beginning of your journey. Ci sono dei buoni spunti per il vostro inizio, per il vostro cammino. Il primo è che nel brano si parla che Dio precede. La parola di Dio avviene. The first good insight, the good inspiration for you is the fact that the Word of God happens in each of us. It's an event. God communicates Himself in each of us. And we all keep reading the Bible, trying to understand the mystery of God in our heart. Il mistero di Dio è un mistero che accogliamo, che avviene in noi. E ascoltando la parola di Dio, noi conosciamo Dio. Dio si comunica a noi, noi conosciamo. E mentre conosciamo Lui, noi conosciamo noi stessi. Reading the Word of God is a mystery, because when we are searching God, we know more about ourselves. God is in us, and we are in Him. It's great. Dio è in noi, noi siamo in Lui, e questo è grandioso. Voglio dirvi cinque brevi punti
that could help your journey. First of all, the centrality of the Word of God. Take care in this time when we share it to read and to go deep in listening to the voice of love. Because the voice of love will help you in the moment of joy, but also in the moment of challenges. Il mio primo suggerimento che vi do è di dare spazio alla parola di Dio in questo tempo che ho iniziato. Perché la parola di Dio mi sostiene, ci sostiene, nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di fatica, di difficoltà. Listening the Word of God, ascoltare la parola di Dio, ma anche essere pronte a obbedire. But we are also ready to obey, to put in action what the Word of God is asking us to do. Vi invito ad ascoltare la parola di Dio, ma anche a obbedire la parola di Dio, a metterla in pratica, a fare in modo che diventi azione concreta. Abbiamo bisogno di una fede concreta. We need a concrete faith. We are called to give flesh to the Word of God. Siamo chiamati a dare carne, vita, sangue, alla parola di Dio. Un altro importante punto è che Geremia era figlio di un prete e sapeva che il suo futuro sarebbe stato un futuro tranquillo, avrebbe continuato il mestiere del suo padre. Ma Dio lo chiama e lui cambia, gli cambia prospettiva, Dio cambia prospettiva. Dio può fare di capo a chi è nella nostra vita e ci chiede sempre qualcosa di nuovo per la nostra salvezza. Jeremiah is the son of a priest and he is the human perspective. He will continue the ministry to peace. But God calls him to change, to God open new ways. God is newness in our life, and we have to be open to the newness of God that is our salvation. Don't be afraid. Non abbiate paura. Dio non abbandona. You don't be afraid, God will not abandon you. Don't be afraid because we are with you. We are in the same journey. To be disciple is a choice of faith. And each of us are ready to support you. Each of us are ready to accompany you. Non abbiate paura perché Dio non abbandona. Non abbiate paura perché neppure noi siamo nello stesso vostro cammino. Il discepolato è una scelta di fede e noi vogliamo oggi impegnarci perché la nostra comunità sa ricordare. Today, all of us here are ready to commit ourselves to the work of Gesù. To support you in your need. Don't be afraid, we are family. We love you, and we are really grateful for your presence. We are really grateful for your presence. Non abbiamo paura perché non è bene. Non vi abbandoniamo, abbiamo con voi. Siamo pronte come comunità a farci carico delle nostre necessità, come sorelle più grandi. Vi vogliamo bene. Vi vogliamo bene. Finisco dicendo che siamo in questa casa dove si respira la presenza di Maria della Matias. We are here in this house, we feel the presence of Maria della Matias. Maria della Matias, we accompany you.
with all your heart, and how to love the dear neighbor with your compassion heart. Maria De Mattias si sente qui, e noi vi incoraggiamo a imparare da lei, come amare Dio con tutto il cuore e come amare il prossimo con un cuore compassionevole. Che il tempo di noviziato sia un tempo per imparare la grandezza dello spirito del nostro istituto, che è tutto amore e carità. We wish you that in this time of novitiate you will make the experience of the spirit of our congregation. And the spirit of our congregation is love, it's charity. Charity through God and charity through the dear, neighbor. Thank you. Thank you for your yes. It's an encouragement for our yes. We need today to say with you, here I am. Grazie al nostro sì, abbiamo bisogno di noi oggi di dire con voi, ecco così. E grazie per aver ascoltato. Thank you. Così disse, my voice. And then I bless you. Now, Your Honesty, will you see the Constitution in their languages from the delegates of the regional leaders for their studies? Ora, le novizie riceveranno le Costituzioni nelle loro lingue proprie dall'intervento della superiore regionale per il loro studio. Io invito Maria, ricevi la nostra Costituzione di cui troverai ispirazione per vivere da adoratrice del sangue di Cristo. Studiandola e vivendola ti arricchirà e ti sarà guida in questo tempo di discernimento. La vita nello spirito, l'esempio di vita ed il supporto delle tue sorelle possano aiutarti a vivere in comunità secondo questa Costituzione. Il tempo dell'annunziato ti aiuti a discernere più profondamente la tua chiamata battesimale e la tua vocazione religiosa. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the ideal of the Constitution and to discern whether God calls me to this life. Michaela, ricevi la nostra Costituzione in cui troverai ispirazione per vivere da adoratrice del sangue di Cristo. Studiandola e vivendola ti arricchirà e ti sarà guida in questo tempo di discernimento. La vita nello spirito, l'esempio di vita ed il supporto delle tue sorelle possano aiutarti a vivere in comunità secondo questa Costituzione. Il tempo del noviziato ti aiuti a discernere più profondamente la tua chiamata battesimale e la tua vocazione religiosa. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the idea of the Constitution and to discern whether God calls me to this life. Sister Carmen,
more deeply your baptismal call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the idea of the Constitution and to discern whether God calls me to this life. Paola, receba a nossa Constituição, na qual encontrarás inspiração para viver como adoradora do Senhor de Cristo. Estudando-a, vivendo-a, ela será para ti um enriquecimento e será a guia deste tempo de sofrimento. A vida no Espírito, o exemplo da vida e a ajuda das irmãs podem ajudar-te a viver em comunidade segundo esta Constituição. O tempo do noviciado te ajuda a discernir mais profundamente a tua chamada para formar e a tua vocação de urgência. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the idea of the Constitution and to discern whether God calls me to this life. Witness, accept your position where you will find the insight into the life as an analogous of the life of Christ. Studying it and living it will be a guide for you in this time of enchantment and enrichment. May the life of the Spirit and the life and the living examples and support of your sisters help you to live in community according to this constitution. May the time of novitiate help you in design more deeply your baptism call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the idea of the constitution and to decide whether God calls me to this life. Adventina, accept our constitution where you will find insight into the life as an analogous of the blood of Christ. Studying it and living it will be a guide for you in this time of enchantment and enrichment. May the life of the Spirit and the living example and support of your sisters help you to live in the community according to this constitution. May the time of novitiate help you in discerning more deeply your baptismal call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to interiorize the ideas of the Constitution and it will decide whether and God calls me to this life. Maria, accept your constitution
may the life of the Spirit and the living example and support of your sisters help you to live in the community according to this constitution. May the time of novitiate help you in discerning more deeply your baptismal call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to interpret the ideal of the constitution and to discern whether God called me to this life. Giusta, accetti our constitution where you will find insight into the life as an adoress of the blood of Christ. Studying it and living it will be a guide for you in this time of enchantment and enrichment. May the life of the Spirit and the living example and support of your sisters help you to live in the community according to this constitution. May the time of novitiate help you in discerning more deeply your baptismal call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to interpret the idea of the constitution and to discern whether God calls me to this life. Cecilia, accept our constitution where you will find insight into the life as an adoress of the blood of Christ. Studying it and living it will be a guide for you in this time of enchantment and enrichment. May the life of the Spirit and the living example and support of your sisters help you to live in community according to this constitution. May the time of novitiate help you in designing more deeply your baptismal call and vocation. With the help of God and the love of the community, I will try to internalize the ideal of the constitution and to discern whether God called me to this life. Maria, receive this cross and wear it as a sign of your belongingness in the novitiate of the adorers of the blood of Christ. Maria, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the novitiate of the adorers of the blood of Christ. Cecilia, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the novitiate of the adorers of the blood of Christ.
Receive this cross and wear it is a sign of your belonging to the novitiate of the daughters of the blood of Christ. Witness, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the novitiate of the daughters of the blood of Christ. Justa, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the novitiate of the daughters of the blood of Christ. Paula, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the novitiate of the daughters of the blood of Christ. Michaela, receive this cross and wear it as a sign of your belonging to the initiate of the daughters of the blood. Sisters, in the name of the entire congregation, let us pray for our new novices of the congregation. Together, loving God, loving our novices of our congregation, dear sisters, you have been entrusted with the ministry of accompanying the novices in the search for their vocation. The community calls you for to respond in faith and share life and mission of this congregation with these novices who now begin their time of canonical novitiate. I accept and commit myself to collaborate with them in realizing the unique image of Christ in them, as they discover the meaning of adoring, redeeming love, in a life spent in service with the poor, according to our Constitution. May the blood of Jesus crucify your reason, make your faith strong, and be with you always in the power of His love. Amen.
we can respond, loving God, hear our prayer. Loving God, hear our prayer. To the Holy Church of God, so that illuminated by the virtues of her children, she may shine more and more before Christ, her spouse. Let us pray. Loving God, hear our prayer. For all humanity, so that all those who consecrate themselves to the service of God in the diligent search for His will, promote the good of all, let us pray. Loving God, hear our prayer. For our sisters, Witness, Cecilia, Maria Emanuel, Giusta, Adventina, Micaela, Maria, Rupa, and Paola, that the Lord may always make them constant in prayer and apostolic commitment. Let us pray. Loving God, hear our prayer. For all of us present here, so that we may faithfully accept the Master's invitation to be like Him and bear fruits of redemption and holiness. Let us pray. Loving God, hear our prayer. We are free to continue our necessary prayers in our own language. In gratitude to God for the call that each of us has received, for the vocation that we continue to live out in the charism of the adorers of the blood of Christ, that we may continue to be signs in our world and hope for our broken world, we pray to the Lord. Loving God, hear our prayer. Perché il Signore benedica questo gesto, questa apertura e doni serenità e pace e gioia nell'accogliere la vocazione di ciascuno di voi. Preghiamo. Father, in our Father,
source of every vocation. Listen to our prayer we make together with these sisters, who choose to follow your Son in our family consecrated to you. May we faithfully seek the desires of your will and carry them out to Christ our Lord. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sia benedetto il sangue di Gesù Cristo. Sempre sia benedetto.
salvo è prezioso.